Sì. Suor Fiorenza, che bella sorpresa, come va? Capisco. Certo. Sì. Può aspettare un attimo. Grazie. Ma la testa c'è? È appena uscito. Ah, già oggi è il 12. Gli altri? Sono tutti all'anticrimine. Ma chi è? No, è una suora che conosco. La madre superiore di un orfano d'Orofio. Non trovano più un bambino di 5 anni. La suora dice che ci sono tracce di sangue. Io purtroppo non mi posso muovere. Madre, vengo io. Sì, non si preoccupi. Sono lì tra 10 minuti. Grazie. Un sacco di impronte. Olivieri deve essersi convinto che ormai sappiamo chi è, quindi non ci sta più attento. Qua dentro ci sono i documenti del furgone. L'ha acquistato 2 mesi fa usato da un concessionario fuori da raccordo, sulla strada che va verso il mare. Donato Martini, via Terzana? Sì, abbiamo già controllato. In via Terzana non c'è nessun Donato Martini. Hai visto se ha preso delle multe? Sì, ce lo dicono tra poco. Poi abbiamo preso le tracce dei copertoni e abbiamo raccolto tutta la terra, la polvere dai carter. Sono pieni di sabbia, una sabbia scura, ferrosa, come quella che si trova a nord della città. Poi una cosa strana è che sul pianale e sul paraurti c'è dell'argilla. Argilla? Si è depositata di recente, ma è vecchia, morta. Potrebbe essere del vecchio proprietario, no? Ma guarda, non credo. Il vecchio proprietario trasportava altre cose, era un'officina meccanica. Vieni, ti faccio vedere cos'altro abbiamo trovato a bordo. Guarda, un cacciavite, un coltello, una busta di plastica di un supermarket, uno scontrino di una farmacia che sta a 2 passi dalla tangenziale, delle siringhe non usate e una piantina della città. Abbiamo parecchia gente in giro, stanno facendo il giro dei negozi dove può aver acquistato queste cose. Senti, tutto quello che trovate, datele in copia da lui, al cantore. Va bene. Con la madre ci hai parlato? No, guarda, ancora no, stiamo aspettando il permesso dei medici. Ci vuoi parlare tu? Sì, se non ti dispiace, fammi sapere quando è possibile. Va bene. I bambini usano anche l'altro bagno, quello che sta dall'altra parte del corridoio. Ma Nino di solito viene qui. Questa tazza? È sua. Lui ogni notte si alza per bere e si porta la sua tazza. Già eravamo molto preoccupate quando abbiamo visto che non c'era nel suo letto, ma poi quando abbiamo visto questo si sarà fatto male. Io non so dove sarà andato. Ci sono macchie di sangue anche sul pavimento. Da qui si esce sul giardino? Sì, sul retro, ma i lampioni sono solo sul davanti e Nino non sarebbe mai uscito da lì. Perché? Perché ha paura del buio e quindi non l'avrebbe fatto. Vabbè, magari è uscito stamattina con la luce, non può essere. No, perché suor Matilde ha trovato il letto vuoto che saranno state le 6:15 e fuori non era ancora giorno. Scusi, madre, ma bisogna di sedermi un attimo. Si sente male? Vuole un bicchiere d'acqua? No, sto bene. È solo che questa pancia comincia a pesare un po'. Però un bicchiere d'acqua lo prendo volentieri, grazie. No, non tocchi niente lì dentro, Allora posso andare a prenderglielo fuori? Sì, è meglio, grazie. Vengo dalla scientifica. A Fiumicino hanno trovato un negozio dove Olivieri ha acquistato un coltello. E un distributore vicino all'aeroporto dove ha fatto un cambio dell'olio. Sì, ma non è di questo che ti volevo parlare. Simona ha una figlia. Tu lo sapevi? Una bambina di 4 anni, si chiama Valentina. Sì, lo sapevo. E senti, voglio che mi togli Simona da casa, è troppo pericoloso. Non posso lasciarti solo in questo momento. Cerca di trovare qualcun altro. Ormai è questione di giorni. Lui si sta avvicinando a noi e noi ci stiamo avvicinando a lui. Lascia dappertutto tracce, fa errori. O vuole che lo fermiamo, o in un modo o nell'altro sta cercando di risolvere.
Quindi ti prego, prendi Simona, portala via perché è troppo pericoloso. Va bene. Troverò un'altra. Ogni volta che vengo qui, penso che morire è un niente. Come è successo con lei? Una vena un po' più grande del mio spillo si è rotta e io mi sono ritrovato solo. Vengo qui il 12 di ogni mese perché a Marta piacevano le date, i compleanni, il Natale, quelle cose lì. Mi manca. L'ho conosciuta quando ero ragazzo a una festa. Avevo da poco imparato il trucco. Quando una ragazza non ti guarda vuol dire che gli piaci. Lei non mi guardava mai e io l'ho sposata appena mi sono laureato. Ancora non sapevo che avrei trascorso la vita inseguendo assassini, delinquenti, gente col cuore cattivo. Sai che sarà per questo che i poliziotti delle squadre investigative sono dei romantici. Sì, perché siamo troppo a contatto della morte. Per questo ci sposiamo, facciamo dei figli, compriamo un appartamento con il mutuo e sogniamo una casetta al mare. Non è il tuo caso, naturalmente. Ma tu che ne sai di quello che sogno io? Lo so perché ti conosco. Guarda, questo è un momento che non mi riconosco nemmeno io. Perché? Che ti succede? Non lo so. Pensa che quando vado sul luogo di un delitto mi avrebbe voglia di scappare. È Simona che ti sta cambiando? Forse. Allora posso anche mandarla via. Quello che doveva fare l'ha fatto. Simone è dovuto andare via. Mi ha chiamato Melani, gli ha chiesto una mano per farsi accompagnare in clinica. Non capiva più niente, forse Elettra ha deciso di affrettare i tempi. Così presto? Ma è sicuro? Eh sì, era andato in un posto, un istituto di suore dove si è perso un bambino. E lì ha cominciato a sentirsi poco bene. Cosa vuol dire si è perso un bambino? Non lo so, Elettra era preoccupata. Vabbè, allora facciamo una cosa. Voi andate a questo istituto, io torno a piedi. Se chiama Melani, fatemi sapere. Il dottore ci ha parlato poco fa. Dice che è stato un falso allarme. Però vuole che rimani qui, in ospedale, per due giorni, per sicurezza. È colpa di quel posto, mi ha fatto tristezza. Lo so, io ho sentito che quel bambino qualcuno ha fatto del male. Non ti preoccupate, bambina, adesso lo ritroviamo. Vabbè, dai, lascia. Andate, io non c'ho bisogno di niente, vai. E vai, dove vado io? Io sto qui con te, oh. E se quello ci ripensa e nasce? Ma dai, non nasce, te l'ha detto il dottore, vai. Claudio, guarda, tu resta qua, vado io, no? No, deve venire anche lui, non lo voglio qua. Ma come sarebbe, oh? Dovete cercare il bambino. Ma senti, ma... Dai, ritrovalo, poi mi chiami e mi fai sapere che sta bene. Ti prego, amore. Ciao. Vai. Il desiderio di una partoriente è un ordine. Guarda che i desideri suoi sono sempre stati un ordine per me, anche quando non era partoriente. Abbiamo trovato del sangue anche qui. E là sul viottolo. Qua si esce dall'istituto? Sì, ma di solito è chiusa. Le chiavi che ce l'ha? Io e il signor Balestri, il giardiniere. Lui, prima di venire qui, la mattina lavora ai mercati generali. Lavora la notte? Dalle 5 della mattina e tiene i registri di carico e scarico di un paio di magazzini. Il bambino come si chiama? Antonio Abbati. Ma noi lo chiamiamo Nino. È un bambino tranquillo, dolce. Siamo così preoccupate, commissario. L'abbiamo cercato dappertutto. Stia tranquilla, madre, lo troviamo. Sentite, di là che cosa c'è? Di là c'è una strada, ma non ci passa mai nessuno. Dovrebbe averla vista arrivando. E dall'altra parte c'è una piccola piazza. È solo periferia. A 200 metri non c'è più nulla, solo prati e l'argine del fiume. Madre, per caso ha una foto, qualcosa del bambino? Sì. Eccolo. È questo qui. Seba.
Vai con Simona, fate il solito giro qui intorno e parlate con la gente. Tu chiama la centrale e digli di mandarci macchine, uomini, tutto quello che ci possono dare. Ah, e avverti pure la squadra sub, perché c'è il fiume qui vicino, eh? Seba, Irene, falla venire qua. Oh, voi avete le cartelle cliniche dei bambini? Certo, tutte. Ho bisogno di quella di Nino per vedere se le tracce di sangue sono le sue. Sì, prego. E me la fa vedere poi la stanza di Nino? Certo, bene. Questo è il suo letto, Nino dorme qui. E qui ci sono altri due bambini, Furio e Alberto. Ma dove sono ora? E sono fuori con tutti gli altri. Eravamo così agitate e abbiamo preferito che Suor Piera li portasse fuori alle giostre, che sono qui dietro. Questo è di Nino? Sì. Come fa a saperlo? Beh, perché è l'unico che c'è, gli altri li immagino che li abbiano i bambini, no? Faceva freddo stanotte. Che cosa è uscita? Oddio, non lo so. Non si è vestito con niente perché tutto sta ancora lì. Non ce ne siamo accorte. Guardi un po' per favore se manca qualcosa. Sì. Manca... Che cosa manca? Manca il suo pigiamino e le pantofole. Questa è la cartella clinica. Grazie, madre. Qui dice che Nino aveva l'asma. Sì, ogni tanto ha delle piccole crisi e gli manca l'aria. Lì c'è il suo spray. Lui lo sa e quando gli prende la crisi ormai fa da solo. Giorni fa. Gli piace molto disegnare. E che cosa rappresenta? Questi sono uccellini. Nino li disegna così. E questo invece è un barbone che gira sempre qui attorno. Passa tutto il giorno su una panchina qua fuori. Noi lo vediamo quando portiamo i bambini a fare la passeggiata. Lui dà da mangiare ai colombi, i bambini gli vogliono bene. Gli uccellini gli volano attorno, non hanno paura. Come si chiama? Non lo sappiamo, però i bambini dicono che è l'uomo dei colombi. Nino dice che l'uomo dei colombi da grande gli insegnerà a volare. È un senza tetto. Come ce ne stanno tanti? Sarà un paio di mesi che viene qui. Ma che tipo è? È mezzo scemo, senza un sordo, che gioca con i bambini e viene preso in giro da ragazzi più grandi. E dove dorme? Dove vede quei cartoni là? Ma stamattina non l'ho visto. Certe volte va a dormire nella capanna che sta alla discarica. Abbiamo più di 100 uomini. Stanno girando strada per strada. E al fiume sono arrivati pure sub. Dobbiamo andare a vedere la discarica, sai dov'è? Sì, sta a meno di un chilometro. Vai. Dobbiamo cercare un capanno. Terribile sto posto. Senti, io c'ho un brutto presentimento. Rimani qua, va. No, io vengo con te. Eccolo lì, il capanno. Datemi un po' di luce. Lazzaro. Aspetta.
cos'è? Un bottone. Secondo voi può essere il pigiamino da bambino? Solo Irene. Lazzaro dov'è? L'ha trovato. Vuole Irene. L'accompagno. No, vuole soltanto lei. Elettra, tutto bene? Sì, tutto bene. Avevo solo voglia di sentirti. Sei sicura che stai bene, sì? Sì, te l'ho detto. Avevo solo bisogno della tua voce. Pure io, amore. L'avete trovato il bambino? No, ancora no. Ma dove sei? Sono in un bel posto, coi gabbiani, senti. È stato maniaco? No. Cioè non gli ha fatto niente? Niente, non capisco nemmeno come ha fatto. Ha soltanto un piccolo taglio sulla testa, nient'altro. Se lo prendete non fatemelo vedere perché lo ammazzo io. La chiave questa volta. Io la metto in portineria attaccata a un chiodo e mo non c'è sta più. L'avrà presa qualcuna delle madri. Le madri non ne sanno niente. Manco io ne so niente. Poi qua la porta non la apri mai nessuno. La apri tu, Balestri? Sì, per portare il tubo dentro, lo attacca al collettore che sta fuori. Ma è una settimana che non lo faccio. Scusate, avete visto il commissario? È lì nella mensa. Grazie. Allora faccio l'altro indovinello. Vediamo un po'. I tre re magi. I tre nipotini di Paperino? Qui con voi! E quelli di Topolino? Tippettappa! Le tre famiglie, la bella addormentata. Chi è quella ragazza laggiù? È la signorina Elena, l'assistente sociale. Era legatissima, Elena. Lo adorava. Di portare il vestito di della bella addormentata? Sì, come Irene, è finito? Mm-hmm. L'abbiamo ripulito, lavato, pettinato. Aveva un piccolo segno sulla fronte, come se pensasse a quello che gli stava per succedere. Questa l'aveva al collo. Non ci sono impronte. Cioè, ce ne sono troppe, non si capisce niente. La stessa cosa vale per il pigiama, per il bottone, per le pantofole. È stato colpito alla testa, dietro l'orecchio, mentre era in bagno. Le tracce di sangue sono le sue. Non era un colpo per uccidere. Volevano soltanto tramortirlo, per portarlo via. E lui dopo un po' si è risvegliato. Le sue pantofole sono sporche di terra. Ha camminato per la strada sterrata, accanto alla discarica. E ha pianto. Aveva il viso sporco di lacrime. Di chi è morto, Irene?
La persona che l'ha preso ha cercato di anestetizzarlo con un tampone o un fazzoletto imbevuto di cloroformio. Ma ha spinto troppo, o troppo a lungo. Nino soffriva d'asma e il suo piccolo cuore non ha retto. Subito la solita trafila in casi come questi. Affidamento ai servizi sociali, ricerca di una possibile famiglia adottiva e intanto poi cresceva nell'istituto. Quando aveva circa 10 mesi è arrivata una lettera che Cantore ha trovato presso il giudice tutelare. Eccola, è una lettera a firma di una donna che dice di essere la madre del bambino. Chiede però che il bambino non venga dato in adozione perché appena le sarà possibile tornerà per riprenderselo. E questo ha fatto sì che i servizi alla questura si sono immediatamente attivati e devo dire dopo una ricerca molto faticosa sono riusciti a rintracciarla dopo un anno. Ecco, la ragazza è questa qui, si chiama Chiara Abati, 26 anni. Era bella. Come era bello Nino. Risulta anche però essere una tossica, una sbandata, e si era trasferita in Danimarca e 6 mesi fa è morta. Quindi, insomma, i servizi hanno poi deciso un affidamento temporaneo e l'hanno appunto dato ad una famiglia che però purtroppo dopo un po' si è disgregata. Allora il bambino è ritornato presso l'istituto delle suore, diciamo in una sorta di affidamento temporaneo, aspettando di trovare quindi un'altra famiglia. Non c'è un movente. Non ci sono minacce, non c'è un precedente. Eppure tutto fa pensare a un rapimento. Senti Simona, riesci a fare un po' un riassunto di tutto quello che abbiamo trovato fino adesso? Sì, allora c'è una persona che aspetta Nino al bagno, lo tramortisce, lo porta fino al muro di cinta e poi lo porta fino alla discarica. Quando arrivano alla discarica il bambino si risveglia e quindi comincia a piangere perché ha paura, è buio. E allora lui gli tappa la bocca e lo trascina fino al capanno. E poi il bambino incomincia a lottare, cerca di divincolarsi e nel farlo perde un bottoncino del pigiama. Scusate. Quello allora tenta di addormentarlo con un anestetico, ma siccome è un pezzo di merda lo fa morire. E poi, quando si accorge di quello che ha combinato, lo lascia lì, nella discarica. Quindi mi pare che tutti gli indizi ci portino al barbone, no? Lazzaro, tu che ne pensi? Non lo so. Se è stato lui, certo doveva essere ubriaco, perché ha distribuito un sacco di tracce dappertutto, troppe. Comunque lo stiamo cercando. Ah, Cantore, scusa, ma hai trovato tutti quei documenti sulla famiglia che ce l'aveva in affido? Scusate, io nel frattempo torno lì, eh. Pensa che... ti ho rubato questa e nemmeno te ne sei accorta. Come hai fatto? Dai, fermati un attimo qui che ho bisogno di parlarti, su. Ecco, 9 settembre. Pesata Valentina aumentata 120 grammi. 14 dicembre. Sentire arrossato nel suo Fagan. 3 marzo, appuntamento al pediatra. Prima parola, primo dente, prima febbre. Chi è quello stronzo di padre che si è perso tutto questo, eh? Lo conosco? Lo conosco bene? Sì. Chi è? È uno che ruba le cose così, come queste. Carabocchi di una madre. Come quelli che fanno tutte le madri del mondo. Mm.
Perché quando te l'ho chiesto la prima volta mi hai detto che non era vero. Perché era quello che volevi sentirti dire. No. No, io volevo sentirmi dire l'esatto contrario. È tua figlia. Qui? Niente. Guarda, abbiamo chiuso la zona del dormitorio. Abbiamo lasciato come l'abbiamo trovata. Questi chi sono? Sono tre avvocati che aiutano le suore con le pratiche per l'adozione. Fanno volontariato. Senti, io vado dentro, voglio restare solo, non mi passa nessuno. Che ci fa lei qui? Mi scusi. Chi l'ha fatta passare? Ero andato dentro la legnaia, ma hanno detto che devo aspettare il commissario. Allora intanto che aspettavo stava a capire quello che era successo ieri notte. L'ha capito? Niente, anzi, mi si sono confuse pure le idee. Primo perché mi si è accorto che mi hanno rubato una torcia elettrica, una bella torcia grossa, e poi non ho capito da dove è entrato. Non poteva entrare da qui, non c'aveva la chiave. Da là è uscito. Mo gli spiego, la serratura da fuori è rotta, si apre solo da dentro. Lei però ce l'ha la chiave. Le chiavi non le porto mai dietro, le lascio sempre in portineria. E così ho fatto ieri. Rimango fino alle 8 e poi vado via perché vado a cena a casa. E non hanno dato niente di particolare? No, i bambini a quell'ora vanno a cena. E Nino stava insieme a loro, era allegro, stava bene. Ma sai che mi ha detto madre Fiorenza? Che lei ogni tanto torna qui pure dopo cena, è vero? Beh, ho certi lavoretti da sbrigare, roba che non sono riuscito a finire. E allora, se non ci ho voglia da stare a casa, li finisco la sera. Ma ieri sera no, ieri sera sono rimasto al bar con gli amici. E fino a che ora? Sarà stata mezzanotte, l'una. Ma quando dorme lei, scusi? Non lavora pure ai mercati generali la mattina? Ma bastano poche ore. E quando è rientrato? Sua moglie era ancora sveglia? No, dormiva all'una e dormiva alle 4:30 quando mi sono alzato. A 20 anni le cose erano diverse. A 20 anni per lei, signor Balestri, le cose forse andavano ancora peggio. Cioè? La sua prima moglie l'ha denunciato per violenza e non era nemmeno la prima volta. Se non sbaglio, lei ha fatto pure 2 anni di carcere, vero? E chi ha detto? E chi me l'ha detto? Il casellario giudiziario me l'ha detto. Ma dottore, ma quella è una cosa vecchia. Ho sbagliato, ho pagato. Ero giovane, ero mezzo matto. Adesso so faccia di te, sorelle, vado tutte le mattine a messa. Quella lì è la legnaia? Sì. Quello, oltre quel muro, che c'è? Una strada sterrata. Ah. E quindi se uno scavalca di là, arriva direttamente sul tetto della legnaia. E poi fino a qui è un attimo, no? Beh, non ci avevo pensato. Ma lei non deve pensare, Balestri, ci sono qua io per pensare. Sì.
tracce dei copertoni rilevati qui non coincidono con quelle trovate nella discarica. Senti, che facciamo con l'assistente sociale? Digli di aspettare. Gliel'ho già detto, ma non vuole andare via. Vabbè, adesso vengo, dai. Sì, cantore, dimmi. Va bene, ho capito. Tu continua a stare lì e finisci il lavoro, eh? Ieri sono stata tutto il giorno all'istituto. Sono andata a casa verso le 9:30. Il bambino dice di averla vista in corridoio verso le 10:20. I bambini dormono a quell'ora. Non riusciva a prendere sonno, ha detto di averla vista mentre attraversava il corridoio. Non lo so, io non guardo mai l'orologio. Cerchi di essere precisa, qui stiamo parlando di un omicidio. Io sono innocente, glielo giuro. Senta, stai calma, io non la sto accusando di niente, io sto semplicemente cercando di capire qualcosa. Mi scusi, ha ragione. Solo che è tutto così cattivo. Voi sospettate qualcuno? No, noi no. Lei? Io? Sì, lei. Lei conosce bene i bambini, conosce le famiglie a cui vengono affidati e qualche volta, se non sbaglio, conosce anche il padre e la madre, intendo quelli veri. Nino è stato affidato per un breve periodo a una famiglia molto sfortunata. Hanno avuto problemi economici, marito e moglie si sono separati. Ce l'hanno riportato perché non potevano garantirgli un ambiente tranquillo, armonico. Sui genitori veri già sapete tutto. La mamma è morta circa 6 mesi fa. E del papà non abbiamo mai saputo nulla. Grazie, lei è stata molto gentile. Simona, se vuoi. Mi spiace per prima. Grazie. Ti posso prendere dopo? Per riposare, per mangiare e sempre in mezzo al dolore della gente. Madre, bisogna che qualcuno le mani prima o poi se le sporchi. Senta, ma Nino sapeva di avere una madre lontano, fuori dall'Italia? No, non abbiamo mai potuto dirglielo. Lei, la madre, ci scrisse una lettera dalla Danimarca poco prima di morire, in cui ci diceva di averne mandata un'altra al nonno del bambino, nella quale chiedeva di venire da noi, prendere il bambino e portarlo lassù da lei per qualche giorno. Era il suo ultimo desiderio prima di morire, rivedere suo figlio. Io ho aspettato questo nonno per giorni e giorni, ma qui non si è mai presentato nessuno. Le ho portato la lettera, l'avevo conservata nel mio libro di preghiere. Questo è diviso per anni e qui ci sono le sentenze d'affido e le adozioni. Però può fare domani, ormai è tardi. No, meglio ora. Come preferisce. La lascio lavorare, allora. Grazie. Sei fidanzata? No. Cioè, sì. Forse no, non lo so. Sto con uno, ma da poco. E tu? Anch'io sto con uno da poco. Però gli voglio bene da tanto. Io con gli uomini non sono mai stata troppo fortunata. Ma deve essere colpa mia.
Non so mai quello che voglio veramente, quello che mi piace. Finisce che li spavento. Grazie. A che piano sei tu? Ah, al secondo. Vivi con qualcuno? No, vivo da sola. Mi sa che hai lasciato la luce accesa. È vero. Che stupida. A ogni tanto mi succede. Comunque, grazie. Ciao. Ha chiamato Simone, ci aspetta sotto casa dell'assistente sociale. Cantore, novità? Qualcosa, ma ne devo parlare con te. Tu? L'archivio hanno strappato alcune pagine del verbale di Nino. Speriamo che il cantore recuperi gli originali dal tribunale. Ma quando? Adesso, mi serve pure l'indirizzo del padre di Chiara, il nonno del bambino. Ma io lo dici te, però, a me già mi ha mandato a quel paese, cioè che lavora troppo. Tutta scena, guarda, al cantore gli piace lavorare. E quel barbone, l'uomo dei colombi? Sono io, sta calma. Fatto prendere un colpo. Ma che succede? Perché sei tornata qui? Perché questa non mi convince. Sei tornata da solo? No, no, mi ha accompagnato Sebastiano. Guarda, potrebbe essere il barbone quello di cui parlava la suora. Non è lui. Lo disegna di Nino. L'uomo dei colombi. Lo vado a prendere. Aspetta. Tranquillo, questo è mestiere mio. Fermo, polizia! Fermo, che non ti sei... Ma non ci riesce l'operativo. Ci riesce l'intelligence. Perché si dice forza? Dai. Come ti chiami? Ho detto come ti chiami, mi senti o no? Chiama la volante, io vado a parlare dentro. È la stessa cosa che vorrei chiederle io. Posso entrare? No, aspetti un secondo. Senta, dovrei semplicemente sapere se... Mi scusi, ma io in questo momento non sono sola. Non puoi entrare. Scusi. Buonasera, commissario. Buonasera. Non è molto corretto quello che sta facendo. Guardi che c'è mezza polizia che sta cercando un barbone. Questo barbone viene qui. Qui ci siete voi due. Voglio sapere chi sta cercando. Il citofono diceva cose senza senso. Non so. Dovreste venire con me. Anche lei, avvocato. Ci conviene andare. Ma sei sicura? Che vuol dire che tutto può essere? Ma non è che il bambino nasce e io rimango qua come un broccolo, no? Dai, lo sai come sono i medici, non è che ti dicono molto. Comunque c'è tutto il tempo, dai, non ti preoccupare. Se mi dicono che nasce ti chiamo subito. Sì, però a me non mi va che stai lì da sola. A me non mi va che vieni qua e lasci gli altri. Questa storia del bambino non mi dà pace. Sai, una volta ero stata lì da Suor Fiorenza e l'avevo anche visto. Amore, dovete trovare chi è stato. Io sto bene qua, veramente, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, è una parola. Questo se nasce adesso, nasce di 7 mesi. E allora? Anche tu sei nato di 7 mesi, mi pare, no? Sì, ma io ero sottopeso. Pensa tu. Lei non ci vuole dire come si chiama. Né da dove viene, né dove è nato. Non ci vuole dire perché ogni giorno si trovava davanti a quell'istituto. Lo sa che lei rischia un processo per omicidio? Io non le voleva bene. Gli piaceva di giocare con lei. Nino, se lo ricorda, Nino? Si ricorda che gli aveva promesso che
quando sarebbe diventato grande poi gli avrebbe insegnato a volare come gli uccellini ai quali dava da mangiare. E allora perché gli ha fatto del male? Noi pensiamo che lei l'altra notte voleva portare fuori Nino, voleva portarlo a vedere i nidi. Potrebbe essere. Però Nino le ha detto che non poteva uscire perché non aveva il permesso delle madri. Allora lei l'ha costretto con la forza. L'ha portato in quel capanno. Lui si agitava, piangeva e lei allora l'ha addormentato. È così. Prego, accomodatevi. Chi è il testimone di voi? Io. Il mio collega di studio, Valerio De Francisci, in questo caso è anche il mio avvocato. Ci può dire perché è andato a casa di Elena? Allora ce lo potete dire voi? Io non ne ho la minima idea. Tante volte lo incontro fuori dall'istituto e ho provato anche a scambiarci due parole, ma niente di più. Lui cercava me. Non so cosa vuole. Mi tormenta. Ogni volta che arrivo all'istituto e ogni volta che me ne vado me lo trovo davanti. E lei ci ha parlato? È il mio mestiere parlare con la gente come lui, ma non gli ho dato il mio indirizzo. Perché lui gliel'ha chiesto? Ma non lo so, non mi ricordo. Incontro migliaia di persone ridotte in questo stato. A pezzi. Ha idea di che cosa volesse da lei? No. Beh, allora glielo chieda, no? Visto che c'era qui, forza. Lo guardi? Forza, lo guardi. No, non voglio guardarlo. Se ha fatto male a Nino può farlo pure a me. Ho paura. Forse possiamo sospendere. Guardi che non sospendiamo assolutamente niente, perché io fino adesso mi sono comportato anche molto bene. Però adesso basta, eh? Ho capito, ma in questi casi... Guardi che lo so benissimo come ci si comporta in questi casi. Lei sa come ci si comporta in questi casi? Lei sa come ci si comporta davanti all'assassinio di un bambino? La signorina è soltanto una testimone. La signorina è una testimone reticente. E finché non mi dice la verità, non esce di qui. Lasciatela stare. Lei non c'entra. Sono stato io. Le cose sono andate esattamente come avete detto voi. Ho perso la testa. È arrivato il giudice. Va bene. Ha sentito? Se lei adesso rilascia la stessa dichiarazione davanti al giudice, le danno il ricastolo. Ed è giusto. Me lo merito. Simone, per favore, accompagna in sala d'aspetto, grazie. Prego. A che punto sei con la centrale? Gli ho spedito le impronte, ci stanno lavorando. Me l'hai trovato l'indirizzo del nonno? Melania. Ecco, mi è arrivato pure il materiale della questura. Dice che la madre di Nino era nata a Roma, però aveva vissuto a Barcellona, Parigi, Londra, Berlino. Attualmente stava in Danimarca e il bambino è nato quando lei stava a Milano. Piccoli furti, resistenza al pubblico ufficiale, manifestazioni non autorizzate. Sebastiano ha parlato con i genitori del figlio Terry? Sì, dice che stavano disperati. Li ha trovati nella stessa casa? Sì. Ma non si erano separati? Sì, ma il padre ha sentito della notizia di Nino e allora è tornato dalla moglie. Si sono messi lì a piangere insieme. Si sentivano in colpa per non averlo tenuto con loro, capito? Forse era meglio se veniva tuo padre. Mio padre sta poco bene, lo sai? Sì, lo so. Ma questa è un'emergenza. Magari lui ci poteva mandare qualcuno dallo studio. Non lo so, uno più esperto di noi, no? Fortuna almeno che quello ha confessato. Elena è stanca, è confusa. Poteva dire qualche sciocchezza. Ma che c'entra Elena? Che Elena è un'assassina? Non lo so, senti, io in una situazione del genere non mi ci sono mai trovato. Sembra che sappiamo di questi tre avvocati. Quasi niente.
Comunque di solito noi non è che ci occupiamo. Sì, io so che di solito non indaghiamo sugli avvocati, ma questi lavorano all'istituto delle suore. Stavano lì il giorno prima, magari sanno qualcosa, no? Non li ha sentiti nessuno? L'ho sentito io. Solo uno di loro è passato all'istituto, Bruno Campese, ragazzo di Elena. Non è il ragazzo di Elena. Cioè, lei mi ha detto che sta con uno da poco, ma non mi ha detto il nome. Vabbè, sta a casa sua? Vabbè, saranno amici. Entrato da solo? Che ha la chiave? Te non gliel'hai mai data una chiave alla tua amica? Io non ci ho mai avuto un'amica in vita mia. Problemi tuoi. Qual è lo studio? È lo studio del padre di questo qua. Mauro Silvestri. Silvestri, lo studio Silvestri? Silvestri, Silvestri. Lavorano lì tutte e tre. E poi quando hanno un po' di tempo libero danno una mano alle suore. Da quanto tempo? Circa 6 mesi. E danno una mano solo alle suore? No, anche da altre parti. Pure a una comunità di tossici, quella di, della chiesa di Santa Costanza. E poi aspetta che ce l'ho qua che mi ricordo. Ho scritto qua. Allora, Valerio ogni mercoledì va dagli alcolisti anonimi. Bruno? E Bruno? Bruno va solo all'istituto. Secondo me, perché si occupa solo della ragazza. Secondo me, eh. Dice, è quasi finito. Quel barbone ci ha dato un cognome falso. Quello vero ce l'ho qua. E alla centrale hanno le sue impronte digitali. Una decina di anni fa è stato denunciato per aver fracassato le vetrine di un negozio. E il suo nome è Vincenzo e il cognome è Telesio. Quello di lei. Di lei chi? Lei, Elena. E mio padre girava sempre attorno all'istituto perché cercava me. Sono 20 anni che non ci parlo. Ha fatto soffrire mia madre fino a sfinirla, a farla morire. E adesso sta facendo soffrire me. Se l'è presa con Nino, che non c'entrava niente. Solo perché gli volevo bene. Perché vedeva che me lo portavo sempre dietro, che lo amavo più degli altri. E era vero. Nino era più fragile degli altri, più delicato. Più ferito. Io non ci volevo parlare, non lo volevo neanche vedere perché sapevo che sarebbe finita così, con lui chiuso da qualche parte, in un carcere, in un manicomio, perché lui è pazzo. Non è capace di sentire, di capire, di perdonare. Che cosa avrebbe dovuto perdonare? Il fatto che un giorno mia madre ha smesso di volergli bene. E ha deciso di andarsene, di portarmi via con sé, a vivere in un'altra casa, con un altro uomo, un altro papà. Un uomo per bene, con un piccolo negozio di ferramenta. Gentile, innamorato. Io avevo 10 anni. Quando un giorno è venuto davanti alla scuola, mi ha preso da parte e mi ha detto che siccome io e la mamma non lo volevamo più, dovevamo portarlo sulla coscienza per tutta la vita. Perché lui, la sua, l'avrebbe buttata. E l'ha fatto. Ha perso la casa, ha perso il lavoro, ha perso tutto. Poi qualche anno fa è venuto al negozio di ferramenta, io stavo dietro al banco. E lui ha incominciato a spaccare le vetrine una a una. Suo padre si è appena accusato di un omicidio. Lei ritiene possibile che sia stato veramente lui?
Non lo so. Non lo vedo da tanto tempo. Non lo conosco. So solo che lo odio. Vieni. Che vuoi che ti dica, Lazzaro? Ha confessato. Ha passato tutta la notte a ripetere: sono stato io, perdonatemi, sono stato io, perdonatemi. L'incriminazione è obbligatoria. Poi ci sono le sue orme nel capanno, ci sono tutte quelle tracce. L'ha portato lì, questo è sicuro. Piuttosto bisognerà fargli una perizia psichiatrica. C'è la possibilità dell'infermità mentale. Tu, che cos'hai che non ti convince? Tutto, tutto. E quelle goccioline di sangue che sembra il percorso di Pollicino, l'anestetico, ma ti sembra uno che va in giro a procurarsi dell'anestetico? E poi il fatto che non se n'è andato, è rimasto lì sotto casa della figlia come sempre, come tutte le notti. E ultimo e non ultimo, il movente, qual è il movente? Il movente, fermo restando che probabilmente è pazzo. Il movente è che la figlia odia il padre odia la figlia e siccome la odia le ha fatto del male attraverso il bambino. No, non la odia. Cosa ha fatto per difenderla? Non lo so, Lazzaro, mi sembra una ricostruzione un po' troppo fantasiosa, tutta di testa. No, è proprio esatto contrario, è tutta di cuore. E infatti proprio per questo non funziona. A casa con Lazzaro ci starà Balocco. Prende servizio tra poco. Stai tranquilla, non lo lascio solo. Abbiamo sistemato tiratori scelti attorno alla casa. Le due macchine civetta girano continuamente da quelle parti. Ma non me l'avevi detto che proprio alla fine mi avresti rispedito a Napoli? Ma che scherzi, dove la trovo una come te? No, no, continuerai a lavorare con noi, se ti va. Certo che mi va. Dove li trovo altri come questi? Eh? Vanno a parlare col nonno di Nino. Speriamo che il nonno di Nino ci faccia capire qualcosa. 3, 1 dovrebbe essere questo l'altro. Eh sì, è questo. Sì, chi è? Signor Abati? Sì. Polizia, avrei bisogno di parlare con lei. Prego, Sasha. Mi parli di sua figlia Chiara. Perché venite a parlarmi ancora di mia figlia? Durante la mia vita ho parlato decine di volte con la polizia per colpa di Chiara. Mi svegliavano nel cuore della notte e mi dicevano che l'hanno trovata da qualche parte. Andavo lì e me la riprendevo. I figli nascono per farti penare e io ho avuto la mia parte, come tutti i padri. Quindi lei mi sta dicendo che quando Chiara le chiedeva aiuto, lei c'era? Certo che c'ero. Sarei andato in capo al mondo per tirarla fuori dalla droga. Ma lei non mi ha mai chiesto aiuto, anzi, lo rifiutava. Però poco tempo prima di morire le ha scritto una lettera in cui le ha chiesto di esaudire un suo desiderio, perché non l'ha fatto. Guardi, lei si sbaglia. Chiara non mi ha mai scritto nessuna lettera. È sicuro? Mi creda, sarebbe stato il più bel regalo della mia vita. Dalla Danimarca ho ricevuto soltanto queste poche righe. Le ha spedite un pastore protestante della comunità in cui viveva. Mi racconta che è morta in grazia di Dio. Una bella cosa, ma per un padre non basta. Mi ascolti, le dice niente l'Istituto Sorelle di Pietà? No. È un bambino di nome Nino? No, niente, chi è? No, no, niente, non si preoccupi. Senta, io questa me la tengo ancora un paio di giorni, poi le faccio sapere. Va bene. Arrivederci. Buongiorno. Buongiorno, padre. Lei deve essere Don Luca. Sì, io sono. E lei chi è? Balocco, il mio soprannome. Il vero nome me lo so scordato, piacere, eh. No, 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 non stringa troppo. Ho un piccolo reumatismo alla mano. Ah, mi scusi. Ma scusi, ma Lazzaro? Lazzaro sta di là, sta riposando. Se vuole io lo chiamo. No, 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 lo lasci stare. Ma che ha avuto, una notte taccia?
una delle tante. E lei è anche lei un agente di commercio? Da che l'ha capito? No, no, così dicevo. E Simona dov'è? Ah, Simona ha cambiato casa. Ah, mi spiace. Senta un po', ma che è successo? Hanno litigato? No, tutto a posto, la sostituisco io. La sostituisce il... In che senso? Nel senso dell'affitto, no? Quel senso con Lazzaro. Nonno Balocco c'ha un indirizzo solo padre. Sono etero perso, sono sempre stato etero e solo etero. Simona. Indovina chi c'è? Mamma! Mamma! Oddio, che bello, quanto è bello questa bimba! Come ti sei conciata? Da indiano. Da indiano? Allora? Vai anche tu. E fai pure a me. Di qua! Oh. La fronte e il naso. Ecco. Ma la testa dice che parli bene inglese, eh? Sì. Ecco, allora fai una cosa, mettiti in contatto con questa comunità di tossicodipendenti in Danimarca e cerca di parlare col pastore protestante. Guarda, l'indirizzo, i telefoni dovrebbero essere qua sopra. E fatti dare l'indirizzo esatto della lettera che stava indirizzando la madre di Nino al nonno. Ma non l'ha incontrato oggi? Sì, ma quello è il nonno sbagliato, evidentemente non voleva scrivere a suo padre, ma al padre del padre. Va bene, c'è altro? No, vai, ciao. E Thierry, dimmi. Ciao, Lazzaro. La madre di Olivia sta meglio. I medici dicono che ci possiamo fare due chiacchiere. Va bene, sto arrivando. Chi vince? Noi no. Tacci loro. No, non ti dispiace molto se andiamo. Ma dottore, ci mancherebbe altro. Pronto. Sei sicuro che non ti serve niente? No, te l'ho detto. Puoi tornare da lei. Se serve ti faccio chiamare. Ma di la situazione piuttosto com'è? Non si sa. Nascere non dovrebbe nascere, per ora. Però a lei non la lasciano tornare a casa. Infatti sono un po' preoccupato. E allora vai, forza, su. Indo vado. Ecco, qua ci sta la madre di Olivieri. Ah, senti, lei che cosa sa che le è successo? Niente, gli ho detto che è stato chiamato 113 per ambulanza, che lei si era sentita male e ha perso i sensi. E tu chi gli hai detto che eri? Un infermiere. Ha chiesto del figlio? Sì, gli ho detto che al momento dell'arrivo dell'ambulanza non c'è stava. E dove l'hai detto che l'abbiamo trovata? Su una panchina, nel parco. Bravo Mela, dai, forza, vai. Ok, a dopo. Ciao. Ciao, un bacio elettrico. Grazie. Mi hanno detto che non posso affaticarla e quindi mi hanno concesso solo pochi minuti. Sono il commissario Antonio Lazzaro. Lei mi sta forse tendendo la mano? No. Mi scusi. Non lo faccia. Non gliela stringerei. Lei ha distrutto la vita di mio figlio. Lo avete tenuto in isolamento come il peggiore degli uomini. Certo, un tribunale lo aveva considerato colpevole. Ma se mio figlio era colpevole, commissario, lei che cos'è? Mio figlio non ha ucciso. Lei sì. Lui ha espiato e lei no. Perché non mi risponde? Perché non è facile risponderle. È stata l'unica volta che ho sparato in vita mia. E ho promesso a me stesso che non sarebbe successo mai più. Lei conosce come sono andati i fatti? No. Sapere.
Avevamo fatto irruzione in quel locale che gestiva suo figlio. C'erano molte persone e un paio di sale stavano giocando d'azzardo. E alcuni dei clienti erano anche armati, quindi i miei ragazzi erano molto tesi. E anch'io lo ero, perché anche noi abbiamo paura. Ma poi è stato il caos. Un ispettore che stava trattenendo suo figlio si è trovato con una pistola puntata alla testa. Era Beatrice, la moglie di suo figlio. È stato un attimo, io ho sparato per ferire, non per uccidere. Peraltro i medici mi dissero che in un paio di mesi si sarebbe ristabilita, invece solamente adesso ho saputo che è stata una malattia lunga e dolorosa e che alla fine non ce l'ha fatta. Mi crede se le dico che non me lo perdonerò mai? No. No, non le credo. Lazzaro, sei dentro? Sì, da 10 minuti. Un caffè? Ma ci manca solo quello, eh? Senta, le assicuro che non vogliamo fare del male a suo figlio. Vogliamo aiutarlo, però per farlo abbiamo bisogno del suo aiuto. Lui ci ha telefonato, ci ha fatto sapere dove avremmo potuto trovarla e poi è sparito. E siamo preoccupati perché ci sono delle persone che hanno dei conti ancora aperti con lui e questo gli crea un grosso pericolo. Magari, chi lo sa, è convinto anche che lo stiamo cercando per qualcos'altro e forse per questo che non si fa trovare. Dovevamo fare un viaggio. Un viaggio? Lo so, mi aveva detto dovevamo andare molto lontano. Forse è partito senza di me. Io invece penso che è ancora qui. E penso che si sta nascondendo come si è nascosto finora. Scusi, lei non si è mai chiesta come ha vissuto tutto questo tempo? Da quando è uscito di prigione? Non aveva un lavoro o forse ce l'aveva? Usciva la mattina o stava con lei? Delle volte usciva, delle altre no. Non gli ho mai chiesto niente della sua vita. È diventato uomo lontano da me, all'estero, da solo. Per molti anni non ci siamo sentiti. Poi, quando è tornato, è venuto su con la moglie. Poi c'è stato il carcere. Poco tempo fa è venuto a casa, mi ha chiesto di andare a vivere con lui. E io sono andata, come avrebbe fatto qualunque madre. E dove l'ha portata? Non lo so, era un posto solitario. Non sentivo nessun rumore. Solo il vento e il mare. Scusi, non gli ha detto in che posto si trovava? Scusi, non usciva mai? No, quasi mai. L'ultima volta è stato sabato scorso, di sera. Ci siamo seduti sulla spiaggia e lui mi ha descritto tutte le costellazioni. Le conosce una a una. Poi però è passato un aereo, ci è passato proprio sopra la testa. Ha rovinato tutto. Potrebbe trattarsi di un posto vicino a un aeroporto? No. No, era la prima volta che sentivamo un aereo. Lazzaro. Senti, vengo dall'anticrimine. Hanno controllato i dati relativi alla carta di circolazione. Ed è risultato che Olivieri, con il pick-up che abbiamo trovato abbandonato, ha preso una multa. Gliel'hanno fatta al vivo di Fregene. Sempre mare e sempre a nord della città. Senti, fai così, torna in sede. E di' a Cantore di trovare un volo aereo, civile o militare, quello che è, che sabato scorso di notte ha deviato dalla sua rotta. E voglio sapere esattamente il punto in cui si è trovato sopra la spiaggia e il mare a nord della città. Poi?
E poi chiamate il commissariato di zona e cercate di rintracciare se lì intorno c'è un cementificio, un'industria, qualcosa dove c'è polvere rossa. Se vuoi. No, 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 non mi serve nient'altro. Adesso per favore lasciatemi respirare, per mezz'ora non vi voglio vedere, eh. È una legge, più so bravi e più so rompi palle. Vai dietro, va. Stai sempre vicino. Vado, vado, tranquillo. Lo conosco dalla vita, quando vi prende così è quasi agguantato il succio. Ciao Sebastiano. Ciao bello. Sai come l'ha voluto chiamare? No. Harry Potter. Ma dove si è sentita mai un cane col nome e cognome, eh? Eh beh, no, non si è mai sentito. Comunque, un cucciolo che sembra umano. Perché umano? Che fa? Tutto quello che facciamo noi cristiani. Solo che non sa parlare. Ascolta, papà. Devo dirti una cosa. Dimmi, dimmi. Io ho trovato un padre a Valentina. Cioè, anzi, il papà. Il suo? Il suo, papà. Cioè, quello vero? Papà, quello vero, il suo papà. E dove sta? Dove lavoro io. Poi te lo porto. Benissimo. Così finalmente gli potrò dire quello che penso veramente di lui. Cantore, dimmi. Va bene. Andiamo. Dove? In centro, allo studio Silvestri. Mi scusi, avvocato. Sì, cioè... hai chiamato, lo faccia passare. Grazie. Avvocato, mi scusi per il ritardo. Si accomodi, signor commissario, non si preoccupi. Grazie. Sono anni che ho smesso di badare al tempo. E la cosa, come può ben capire, fa di me un privilegiato. Beh, insomma, privilegio che l'invidio. Basta non lavorare. E come si fa a farlo? Si fa... avendo un'attività ben avviata, molto denaro da parte che non arreca alcun piacere, una malattia progressiva che non perdona e la testa occupata da tutte altre cose. E si fa con addosso un dolore troppo grande per le nostre povere spalle, e io ce l'ho. Le bastano questi motivi per non invidiare più il mio privilegio? Mi scusi, che cos'è questo dolore di cui lei mi parla? Eccolo qua. È lui. È suo figlio Mauro? No, questo è Piero, suo fratello. È morto 5 anni fa di overdose a Padova. Lui aveva il mito di morire prima di diventare vecchio, come certi eroi omerici. E ce l'ha fatta. E io con tutti i miei soldi non sono riuscito a fermarlo. Si era allontanato da noi, dalla famiglia, aveva la sua vita. Andava in giro facendo il senza casa, il senza patria. Camminava sui trampoli, si vestiva da clown e poi passava con il cappello a chiedere l'elemosina. Non ha mai lavorato qui? Mai. Lui aveva orrore a questo posto e io non potevo altro che dargli ragione. Ma guardi qua, archivi, codici, leggi. Ma come fa un giovane a interessarsi a un posto del genere? Mauro, il fratello non la pensa così. Sì, è vero, Mauro c'ha i piedi per terra. E invece Piero sognava, fantasticava. Le posso chiedere un gran favore, commissario? Mi può versare per cortesia un po' d'acqua che non ce la faccio nemmeno a muovere un braccio? Certo, certo. Ma allora me la faccia pure questa domanda. Cos'è che mi voleva chiedere? Avvocato, le dice niente Istituto Sorelle della Pietà? Beh, sì. Mio figlio Mauro, assieme a 2 giovani di studio, ci fa del volontariato. Sì, sì, no, questo lo sappiamo. Ma nient'altro oltre questo? No, veramente oltre questo non saprei. Ma lei cos'è che interessava? Mi dispiace, non posso dirglielo perlomeno adesso. No, mi dispiace più o meno poterle essere utile. No, guardi, lei è stato molto utile.
Arturo ha trovato il volo che gli ha chiesto. Sabato sera, un aereo che doveva atterrare alle 19.30 ci ha avuto una varia in carrello. Quindi ha fatto un largo giro finché sono riuscito a sbloccarlo. Il punto esatto in cui si è trovato tra mare e spiaggia sta subito dopo Fregene e prima De Palo. Ma il meglio è questo, a 300 metri da là c'è sta un mattonificio che è fallito negli anni 70. Vabbè, andiamo a dare un'occhiata, va? Vabbè, vengo con voi. La moto non la leghi? Ma che lega, oh, stiamo al Coupeté, un quartiere tranquillo. Sì, ce ne ritrovi tre a Coupeté. Io per lo tuo me penso e discerno che tu mi segui e io sarò tua guida e trarrotti di qui per loco eterno ove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti ca la seconda morte ciascun grida. Appena stato qui. Tu vai qua. Lazzaro, fa come l'ho detto. Vai. Sì, ma teniamo sarò occhio.
grazie. Per chi non mi ha ammazzato doveva farlo benissimo. Ha anche detto qualche cosa prima che perdessi i sensi, ma no, non riesco a ricordarmi. Che avete trovato qui? Abbiamo trovato due camere da letto. Una doveva essere quella della madre. Laggiù in fondo c'è la camera oscura per stampare le foto. Questo cos'è? Questa è la centralina, ci sta, vedi, infatti, l'equalizzatore. Qua è l'amplificatore, il computer, tutto quanto. Era tutto acceso. Forse quando siamo arrivati stava guardando qualcosa, però se l'è portato via. Qua pure c'è stava il CD, però si è portato via pure questo. Analizzare tutto quanto, qua ci vuole un sacco di tempo. Non è meglio che se andiamo a casa. Sì, meglio che ce ne andiamo da questo posto. Sei pazze. La storia di questo elefantino scorreggione. Non farmi ridere, mi fa male. Poi lo chiamiamo Nino, il bambino. Ti piace? Mi piace molto. Dopo una giornata come questa, se tu non fossi qui con me, avrei passato tutta la notte a piangere. Perché anche i medici piangono? Ma lo fanno di nascosto. Come i poliziotti. Come i poliziotti. Tu sei qui. Come faccio a essere così fortunata? Perché io sono fortunata. Scusi, se il caso è risolto, perché ci tiene qui? Fa male sentire questa storia. Lo so che fa male, madre. Però qui a qualcuno non fa male, fa soltanto paura. Dunque, il padre di Elena, l'uomo dei colombi, no? Come lo chiamavano i bambini, ha confessato, ha detto che è stato lui, ma io credo che lui l'abbia fatto perché ha visto Elena in difficoltà. Ha cercato di difenderla. Difendermi? Da cosa? Beh, dai nostri sospetti, no? Mi sta dicendo che anche voi lo pensate? No, le sto dicendo che non escludiamo nessuno. È una cosa da pazzi. Elena adorava Nino. Che ne sa lei di tutte le attenzioni, le cure, l'affetto che gli ha dato? Lo chiede a suor Fiorenza. Ma sì, è vero, ma l'ho già detto al commissario. A Nino volevamo tutti bene. Solo che Elena forse gliene voleva un po' di più. È stato lei, avvocato Campese, che è venuto per primo qui nell'istituto, vero? Sì. Ma perché proprio qui? A chi è venuta l'idea? A me. Ma lei però non è venuto per primo. Per primo è venuto l'avvocato Campese, no? Ma che c'entra tutto questo? Commissario, si può sapere perché non ci lascia in pace? Questa è la stessa domanda che deve essersi fatto Nino poco prima di morire. E non l'hanno lasciato in pace. E allora anch'io mi sono detto che non voglio lasciare in pace nessuno finché non trovo chi è stato. Commissario, io sono un avvocato. Se lei sta facendo un interrogatorio, ce lo deve dire. Altrimenti io voglio... No, in questo momento sono io che voglio. E voglio sapere esattamente da tutti quanti voi che cosa avete fatto l'altra notte, dove siete andati, se siete rimasti in casa, se siete usciti, con chi, come e quando. D'accordo? E poi questo, guardi, che non è assolutamente un interrogatorio, io non sto verbalizzando niente.
E voglio cominciare proprio da lei per sapere se lei stava con Elena o stava da solo. Se permette, questi sono affari miei. No, guardi, questi sono affari di tutti. E io in questo momento rappresento tutti. Ma che cosa si è messa in testa, commissario? Cos'è che vuole? I titoli sui giornali? Sì, voglio i titoli sui giornali, ma non ci voglio il mio nome, lo sa? Io voglio il nome di quello che ammazza un bambino e poi se ne va in giro in mezzo alla gente così, come se niente fosse. Nell'archivio, dentro una cartella, è stata trovata una documentazione inerente a Nino. Mancano alcuni fogli che sono spariti, per meglio dire, sono stati rubati. Il fascicolo è sotto la sua responsabilità, giusto? Sì, ma... C'è stato qualcuno che le ha chiesto di consultarlo? Mesi fa Bruno voleva verificare le percentuali di adozioni e di affidi sul territorio. Ha chiesto a Sor Fiorenza di consultare l'archivio. Io gli ho detto di no perché gli archivi sono riservati. Ho incaricato Elena di passargli i dati, ma senza i nomi dei bambini. Ed è stato così? Non è stato così. Bruno sapeva che Nino aveva una storia particolare. Era stato affidato, poi il giudice lo aveva tolto agli affidatari. Ha chiesto di vedere lui personalmente la cartella, ma solo per motivi di studio, però. Certo, avvocato, la vita è strana certe volte, no? Perché uno pensa che lei viene qui a fare beneficenza, no? Che strappa magari ore dal suo lavoro per venire qui. E poi invece uno scopre che lei viene a fare delle indagini su Nino. Perché? Guardi, io ho solamente staccato dal verbale di polizia la fotocopia della diffida della madre a far adottare Nino. L'ho fatto perché noi tre stavamo facendo una ricerca, dovevamo pubblicarla e volevamo allegarci dei documenti originali. E chi era venuta l'idea? Ma non lo so, non mi ricordo. A Mauro. Ah. Questa è la lettera della mamma di Nino, Chiara Abbati, in cui scrive all'istituto per esprimere, diciamo, un ultimo desiderio. Lei sapeva di stare molto male e l'unico pensiero era nei confronti di Nino. Voleva rivederlo, riabbracciarlo, parlargli. E chiedeva che qualcuno glielo portasse su in Danimarca. Peraltro, madre Fiorenza ha aspettato anche per molto tempo che qualcuno arrivasse, ma non si è presentato nessuno. Ma perché? Chi sarebbe dovuto venire? Già. Già. Chi sarebbe dovuto venire? Avvocato Silvestri. Perché lo chiede a me? Perché lei lo sa. Non la seguo. Cosa vuole da me? Vorrei la lettera in cui Chiara chiedeva a suo padre, il famoso avvocato Silvestri, di venire qui, prendere suo nipote Nino e portarglielo. Ma quella lettera non c'è più, vero? Sicuramente è la prima cosa che lei ha fatto sparire, no? Non capisco di cosa sta parlando. Lei è convinto di essere il più intelligente qua dentro. Lei, commissario, immagina troppo. Per accusare qualcuno ci vogliono prove. Vediamo se queste le bastano. Piero, suo fratello, dopo essere andato via di casa, ha girato l'Europa, ha conosciuto Chiara. Sono finiti in un brutto giro, si facevano d'eroina. Lei ce l'ha fatta e suo fratello no. Infatti, quando è nato Nino, suo fratello era già morto. Passano gli anni e pochi mesi fa Chiara Abbati si decide di scrivere a suo padre, avvocato Silvestri, il nonno paterno, e di raccontargli tutta la storia, che ha un nipote solo, orfano, abbandonato. E gli dice addirittura dove si trova, presso questo istituto. Solo che questa lettera, per un caso, viene intercettata da lei, che scopre a questo punto di avere un parente anche abbastanza ingombrante, perché non sapeva di avere un piccolo Silvestri che avrebbe potuto ereditare il 50% di quella fortuna che, viste anche le condizioni di salute di suo padre, lei è sul punto di ereditare. E allora lei manda avanti i suoi amici, che sono qui per fare, o pensano almeno di fare, delle buone azioni. No, no, non solo pensano, le fanno loro. Ma lei intanto tesse la sua tela, diventa amico di tutte le madri, ruba la chiave a Balestri, il giardiniere, e intanto costruisce un piano per far ricadere tutta la colpa su quel disgraziato che passa le sue giornate qui davanti all'istituto.
poveraccio col cervello andato che parla coi colombi. Il padre di Elena. E quest'ultima cosa, se non bastasse l'omicidio di Nino, fa di lei un essere ignobile. Lei non si può permettere di parlarmi in questo modo. Io non glielo consento. Lei sta inventando tutto. Non è una prova. Niente. Sì, ce l'ho. Queste sono le fotocopie delle lettere che Chiara ha inviato in Italia. Qui ci sono le ricevute, una è firmata da madre Fiorenza e l'altra è firmata Silvestri. Quella è la firma di mio padre? No, suo padre non sapeva nulla. Questa è la sua firma, l'abbiamo ricavata da un documento giù in archivio. Ecco qui. La scientifica ci ha lavorato tutta la notte. Hai gli stessi occhi di Nino. Mi chiedo come farai a guardarti allo specchio per i prossimi 30 anni. Da ieri non ci sono più i colombi. Sono andati via. Ne è rimasto uno solo. Lassù, vede, per me è l'anima di Nino. È bello credere, madre. Scusi. Un'ora fa è arrivato questo dalla sezione investigativa. Ecuba triste, misera e cattiva. Poscia che vede Polissena morta e del suo Polidoro in su la riva. Del mar si fu la dolorosa accorta, forsennata la trò sì come cane, tanto il dolor le fu la mente torta. Che significa? Parla della regina Ecuba, che trova morti i suoi figli, Polissena e Polidoro. E dopodiché impazzisce dal dolore. Valentina. Valentina è a casa, quando sono uscita l'ho lasciata lì. E poi tuo padre l'ha portata all'asilo, no? Sì. Perché l'altra? Andiamo, forza, 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 via!